Si chiama Jordan Ingham, assunse della droga sintetica, scusate, mentre si trovava nella prigione di Forest Bank a Salford, una contea del Greater Manchester, in Inghilterra. Il suo papà, di nome Ed, pensate che ha pubblicato però una foto sperando, auspicando che possa essere d'aiuto e possa fare da deterrente per altri giovani che purtroppo fanno uso di droghe. Distrugge le famiglie e la vita, così ha detto l'uomo. Le condizioni di Jordan, che non era mai stato in prigione, quindi in carcere prima, ed è sotto sorveglianza della polizia in ospedale, sono terribilmente gravi, ma per fortuna gli ingressi nel buon Dio sono stabili. Lunedì hai aperto per fortuna gli occhi, ma non riconosce nemmeno il dannato padre. Probabilmente avrà bisogno di assistenza permanente, non sarà più mai quello di prima, così riferisce il padre. Jordan, tuttavia, prima di finire in carcere, ha trascorso un periodo in strada, ma ultimamente aveva trovato una ospitalità in una casa di un caro amico a Bolton, negli States. Vi ringrazio per l'ascolto, dunque un vero e proprio accorato appello il mio a pensare alla vita e rendersi conto che ci sono persone come queste che stanno in situazione terribile, catastrofica, negativa, ma nonostante tutto vanno avanti, quindi noi dobbiamo trovare la forza per andare avanti. Un saluto e a presto, grazie.